Ciao a tutti amici, bentornati su Matt Theater. Purtroppo dopo una piccola pausa, infatti mi si era rotto il computer e ho dovuto costruirne uno nuovo. Beh, ancora meglio, almeno adesso potrò montare i miei video ancora più veloce. Durante il montaggio ho deciso di fare questo video perché magari vi interessa qualcosa di questa configurazione. Infatti in descrizione trovate la suddivisione in capitoli, così potete comodamente cliccare sulla parte che vi può interessare. Andiamo quindi a vedere che configurazione ho scelto per il mio PC. Come case ho scelto il Pure Base 500 Window, colore bianco, della tedesca Be Quiet. Esteticamente mi piaceva molto. Il case risulta essere molto compatto, 232 mm di larghezza, 463 mm di altezza e 450 mm di profondità. Il kit è veramente completo. Possiamo scegliere se optare per una griglia superiore per migliorare la ventilazione oppure quella silenziata. Infatti sono tutte e due disponibili nella confezione. E in più vengono anche fornite due ventole della Be Quiet da 140 mm. Ottime, ma che ho lo stesso deciso di sostituire con le più performanti Silent Wings 3, sempre della Be Quiet. Per migliorare il flusso ho deciso di montare tre Silent Wings da 120 mm all'anteriore e una Silent Wings 3 da 140 mm al posteriore, completando poi il tutto con due Corsair LL140 RGB nel top del case. Il case può ospitare fino a 5 SSD da 2,5 e 2 hard disk da 3,5. È compatibile con i radiatori ad acqua fino a 360 mm e può ospitare schede grafiche fino a 369 mm di lunghezza. Il tutto ricoperto da un bellissimo vetro temprato. Come scheda madre mi serviva qualcosa di robusto e affidabile e ho scelto la TUF Gaming X570 Plus Wi-Fi, dotata di due alloggiamenti per unità M2 e 4 slot PCI Express 4.0. Monta il chipset X570 in modo da sfruttare al meglio tutte le potenzialità del processore Ryzen 9 3900X di AMD che ho scelto. Il Ryzen 9 3900X arriva con la sua ventola standard, ma per non avere problemi di temperatura ho scelto di montare la Dark Rock Pro 4, sempre della Be Quiet. A prima vista sembra veramente enorme. Il dissipatore arriva con due ventole Silent Wings incluse e assicura prestazioni e silenziosità eccellenti. Come RAM ho scelto invece 4 moduli Corsair RGB Pro da 8 GB ciascuno. L'alimentatore Straight Power 11 Platinum da 650 W, sempre della Be Quiet. SSD M.2 da 1 TB della Samsung, il 980 Pro. E la scheda video della MSI, la GTX 1660 Ti, con 6 GB di memoria GDDR6.
Bene amici, spero che il video vi sia piaciuto. Il PC è ottimo, una bomba, velocissimo e tra l'altro molto molto silenzioso, il che mi fa molto piacere. Io ero rimasto ai PC vecchi di 10 anni fa, dove le ventole sembravano quelle di un Boeing 747. Se vi è piaciuto il video, se l'avete trovato utile, cliccate mi piace e mi raccomando iscrivetevi al canale. Questo era un piccolo video così per tagliare un attimo dalla routine in modo da non annoiarvi troppo con il trattamento acustico e con l'hi-fi, e ci vediamo presto per il trattamento acustico, così andiamo a vedere questi piccoli pannelli se sono serviti o no.